per non aver insomma, risposto ad alcune richieste nel corso di questi giorni di chiarimento che sono giustamente, legittimamente venute fuori a seguito della sentenza del TAR, chiedendovi il tempo di poter approfondire anche insieme ai nostri uffici legali il contenuto della sentenza, anche per darvi delle informazioni corrette e dare delle informazioni corrette alla città e alla comunità. Quindi questa è la ragione per cui abbiamo atteso qualche giorno nella lettura di una sentenza articolata, complessa. Io dico sempre che le sentenze non si contestano, non si criticano, non si attaccano se non nelle forme previste appunto dall'ordinamento, però si analizzano, si studiano e a seguito delle sentenze si fanno ovviamente delle riflessioni e si definiscono le linee. Una sentenza articolata e complessa rispetto alla quale ho sentito in questi giorni diciamo alcuni commenti che ci stanno nel gioco delle parti anche di alcuni gruppi di opposizione che ovviamente non sono in linea con i contenuti della sentenza. Mi dispiace soltanto una cosa, l'avevo già detto anche nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale Question Time, sembra quasi che ci sia, semplicemente per una legittima, comprensibile contrapposizione politica, quasi una sorta di dissoddisfazione nell'immaginare che gli obiettivi che la città si è posta non vengono conseguiti, al di là insomma e questo è profondamente, diciamo così, sbagliato per una città che invece vuole valorizzare e crescere sul percorso che ha tracciato nel corso di questi anni, e questo ha portato anche a fare alcune affermazioni che poi non corrispondono a quelli che sono i contenuti della sentenza. Cominciamo da subito col dire che la sentenza non mette minimamente in discussione gli atti che hanno portato all'ottenimento del finanziamento, all'avvio delle procedure e al completamento delle procedure di affidamento per il recupero e la riqualificazione del teatro comunale, quindi fino al contratto. Quindi sono tutti salvi e, prima osservazione che poniamo subito sul tema, l'opera va avanti col finanziamento del PNRR che non è minimamente intaccata dalla sentenza. Quindi si procederà, ovviamente la ditta sta portando avanti, dopo aver effettuato, come si diceva prima, il completamento delle attività dei sondaggi, si va avanti con la redazione della progettazione esecutiva e con il completamento del percorso legato al finanziamento del PNRR. Non c'è quindi alcun tipo di impedimento, alla luce della sentenza, alla prosecuzione dei lavori. C'è una sentenza che prevede un risarcimento dei danni all'interno, legato ad un periodo che comunque è quello della proroga che è stata effettuata fino al 2023, è articolata dal punto di vista giuridico, non entro nel merito perché poi ci saranno valutazioni altre ulteriori se su questo punto si andrà ad effettuare un ricorso in appello, con gli uffici stiamo portando avanti ogni tipo di valutazione, ma non c'è nessuna incidenza appunto sulla prosecuzione dei lavori, quindi si va avanti. Nel corso di questi mesi, come tra l'altro è emerso anche nella posizione che il Comune, che gli uffici comunali hanno portato avanti nel corso della sentenza del TAR, ci si è mossi in un percorso che comunque ha determinato anche delle diverse fasi, una prima fase che era quella del finanziamento che era stato ottenuto sui fondi del Ministero dell'Interno, poi diventate PNRR. C'è stato un momento in cui ci siamo confrontati con il soggetto privato che viveva anche una fase, come sapete, di gestione giudiziale, di commissariamento giudiziale, concordato preventivo, se non ricordo male, quindi una fase delicata, che ha visto anche l'interesse pubblico dell'amministrazione in un determinato momento, giustamente e legittimamente, a fronte di un'attività commerciale importante del nostro territorio, confrontarsi e cercare di capire quali potessero essere le strade sostenibili per garantire l'equilibrio tra l'interesse pubblico di quel momento e l'interesse privato dell'attività commerciale a garantire la propria continuità e la propria sopravvivenza.
Nelle fasi successive dell'attività amministrativa, quindi nello sviluppo della fase progettuale, i tecnici hanno fatto emergere come ci fosse un intervento incompatibile sostanzialmente con la conservazione di un'attività commerciale a tutta, insomma, sia nella dimensione piena che nella dimensione limitata, e invece una riqualificazione del teatro che si ponesse quali obiettivi, appunto quello di una rigenerazione complessiva con l'ingresso da Corso San Giorgio e via dicendo. Quindi questo è stato il cosiddetto fatto sopravvenuto che ha determinato quindi una riqualificazione, un progetto di riqualificazione del teatro che poi è quello che la città tutta vuole, quindi un nuovo teatro effettivo da restituire alla città, che quindi ha determinato un interesse pubblico diverso rispetto a quello su cui si stava ragionando e muovendo nella prima fase. E quindi si è aperta una fase profondamente diversa, una fase che ci ha portato a condividere anche con la città un progetto di riqualificazione che, sulla base anche delle valutazioni dei tecnici, comportava appunto una realizzazione piena della riqualificazione, a quel punto ovviamente incompatibile con la presenza di qualsiasi attività commerciale all'interno. E quindi si è portato avanti questo tipo di percorso che, come dicevo prima, si è concluso con la riqualificazione, col progetto di riqualificazione che è stato finanziato ed è attualmente pienamente in piedi e che si porterà avanti nel corso di questi mesi. Resta ovviamente, anche all'esito della sentenza, la volontà dell'amministrazione di continuare a portare avanti questo percorso dialogando con la parte privata. L'avremmo fatto anche a prescindere dalla sentenza, perché c'era comunque la necessità di interloquire con l'attività commerciale con cui abbiamo sempre trattato nel corso di questi anni. Ecco perché, a seguito della sentenza, noi abbiamo già sentito per le vie brevi la parte privata con cui ci incontreremo nei prossimi giorni per condividere il percorso che ci porterà al raggiungimento dell'obiettivo di portare avanti la riqualificazione del teatro su cui la ditta sta continuando a lavorare, e conciliando con la parte privata le modalità, i termini per poter, diciamo così, definire anche questo passaggio dell'attività commerciale, del pieno rispetto dell'interesse pubblico, e ovviamente guardando anche alla necessità di non mettere in ginocchio l'attività privata, oggi anche alla luce di una sentenza che dice determinate cose, che ovviamente sarà inserita all'interno del tavolo della discussione e della trattativa. Questa è la linea che portiamo avanti, che sarà ovviamente condotta dall'amministrazione comunale con la massima linearità, serietà istituzionale, ed è il percorso che è venuto fuori, ma che chi ha avuto modo di vedere e leggere la sentenza, ripeto, molto articolata e molto, molto complessa, comunque legge con grande evidenza e con grande chiarezza. Io mi fermo qui, penso, Alessandro, di aver detto tutto, e spero tutto correttamente. Se ci sono domande o questioni da parte ovviamente della stampa, sono qui a disposizione. No, la questione del risarcimento. Ma in ogni caso, come dicevo prima, come abbiamo fatto fino adesso, il tavolo col privato era stato istituito in quella fase di difficoltà e sarà istituito anche adesso e sarebbe stato istituito comunque. Sicuramente ci sarà una fase di trattativa, di accordo e di dialogo per gestire sia i contenuti della sentenza e anche le fasi successive. Quindi non fate ricorso al Consiglio di Stato, cioè puoi spiegare questo? Questo ovviamente poi sarà valutato dagli uffici legali, anche sentendo la parte privata. I termini e gli elementi per fare ricorso al Consiglio di Stato, da una primissima lettura da parte degli uffici, ci sono in modo molto chiaro ed evidente anche su quella quota del risarcimento dei danni. Se andiamo a vedere la sentenza, su 3-4 punti oggetto della discussione, su 3 punti il Comune di Teramo prevale, su un punto, quello del risarcimento dei danni, c'è la prevalenza della controparte, se dal punto di vista se vogliamo sintetizzare sulle richieste, via dicendo, fermo restando che la richiesta era molto più ampia di risarcimento, se non ricordo male. Ma a prescindere da questo, la volontà non è assolutamente quella di procedere con azioni di forza o autoritative o altro, ma troveremo una formula, sono convinto, nell'interesse di tutti, della città e della parte privata anche, perché in questa linea, in questa direzione ci siamo mossi fin dall'inizio, per arrivare ad un accordo. Poi
quanto questo accordo possa incidere sulla strategia, chiamiamola così, processuale, legale, lo vedremo nei prossimi giorni. Sicuramente c'è un incrocio, un'interferenza tra i due aspetti, ma resta fermo, ed è la cosa credo più importante, il punto iniziale, cioè quindi che gli atti sono validi, sono pieni e si porterà avanti ovviamente l'opera pubblica così come previsto. Credo che sia interesse di tutti, ecco, lo ripeto, tornando al discorso iniziale, che si lavori tutti per raggiungere questo tipo di obiettivo. Quindi i tempi adesso? I tempi, c'è una tempistica legata alla progettazione esecutiva che la ditta sta portando avanti dopo aver fatto i sondaggi, e quindi attendiamo adesso da qui a, credo, sulla fine di giugno, tra giugno e luglio, la definizione della progettazione esecutiva. Nelle more di questa progettazione esecutiva ovviamente ci sarà questo confronto con il privato per capire quali saranno le condizioni migliori per poter gestire anche la fase di passaggio di un'occupazione che oggi su quello spazio è un'occupazione senza titolo.